Che obiettivi si è dato per questo 2023? Ma l'obiettivo più importante sarà la ricucitura non solo urbanistica ma anche sociale tra la città e il mare. Il rapporto col mare da parte dei baresi tornerà a quello di una volta, perché abbiamo appaltato e aggiudicato opere pubbliche di ricucitura del rapporto col mare per quasi 42 km di costa. Ieri abbiamo iniziato gli espropri a Costa Sud fino a San Giorgio. Abbiamo aggiudicato i lavori di Santo Spirito, di pedonalizzazione, il progetto di Boigas che va in esecuzione tra qualche giorno. Tra qualche giorno iniziano anche i lavori nella città vecchia, tra il Muro Sant'Antonio, il Muro San Nicola e l'arco che è davanti alla Basilica di San Nicola. Sta andando in gara il progetto che collega Torre Quetta a Pane e Pomodoro, sarà l'area non solo per la balneazione ma anche per le attività fisica, per fare fitness, per il playground all'aperto. Sarà un lungomare diverso, ecco, nei prossimi anni. Da un punto di vista sociale invece, anche welfare? Dal punto di vista sociale continuiamo col lavoro che abbiamo fatto in questi anni, il pronto intervento sociale, le case di comunità per chi non ha un tetto sulla testa, continuiamo a fare le assegnazioni delle case popolari. Abbiamo un sistema per fortuna all'avanguardia rispetto ad altre città del nostro paese. È un lavoro che è stato fatto in questi anni, negli ultimi 30 anni questa città è cresciuta e poi c'è un privato sociale, ma ci sono soprattutto associazioni, parrocchie, scuole che tengono in piedi la nostra comunità e tendono a non lasciare nessuno indietro. Questo è un vantaggio per un sindaco.